Parla al femminile la mostra che è stata allestita al Museo Archeologico Regionale su iniziativa del Soro Optimist Club di Gela, presieduto da Maria Grazia Falconeri e curata dall'archeologo Angelo Mondo. Infinitamente donna racconta lo status della donna nell'antica Grecia. Sono stati esposti reperti archeologici esclusivamente al femminile, monili e statue catalogate dall'archeologo gelese. Abbiamo pensato di organizzare questa mostra insieme al museo, il direttore e l'archeologo Angelo Mondo per valorizzare ancora di più la figura della donna, partendo proprio dall'antica Grecia, dalla Grecia arcaica, poi la Grecia classica e la Grecia ellenistica. Il fine appunto è quello di mettere sempre in evidenza, in luce, la donna che rimane appunto sempre tale, vogliamo che sia sempre al centro della società. Ho iniziato la descrizione anche del Forex con una frase che veramente è agghiacciante. Teniamo le docce, teniamo le etere, quindi le prostitute per il piacere della carne, le concubine per il piacere per la cura del nostro corpo e le mogli per la procreazione, cioè quindi la cura della casa e del corredo. Quindi già tutto questo, cioè, racchiude il senso della donna. C'è da dire una cosa, tutte le personalità che hanno scritto sulla donna erano solamente uomini, quindi è chiaro che il punto di vista era solamente quindi unilaterale. Però abbiamo protagonisti nel mondo antico di donne che hanno avuto un loro peso nella storia, da Aspasia, la compagna di Pericle, Ipazia, una grande scienziata dell'età ellenistica, e Saffo nella letteratura. Però in un certo qual modo tutti erano però rivolte a colpire un uomo in virtù della donna che frequentava. La figura della donna nell'antica Grecia è un po' diversa da come viene raccontata, perché è vero che la donna era fuori dai dibattiti politici, non aveva il voto, eccetera, però era molto presente. Lo era presente in tutte le scene che noi vediamo raffigurate dentro il museo. È possibile ipotizzare che agisse dietro le quinte e che dietro un grande eroe ci fosse sempre una grande donna che invece decideva per lui? Probabilmente, penso per esempio, raffigurare Atena, la dea per antonomasia, che nasce dal cervello, dalla mente di Giove, ha un valore non solo simbolico, ma c'è un riconoscimento alla donna che ha una ragione, no?